Hello children, good morning. Today we are going to finish the verb can. Ciao bambini, buongiorno. Oggi finiamo il verbo can. Lo facciamo utilizzando il nostro libro. Iniziamo subito aprendo il libro on page 36. The Daily Wow. Andiamo, per ripassare quello che abbiamo fatto nelle volte precedenti, a completare queste cartoline. La prima, the exercise number one, listen and complete, la facciamo insieme perché c'è bisogno di ascoltare un audio e inserire le parole che stanno in questo quadratino azzurro nel giusto ordine nella cartolina. Gli altri due esercizi invece potete farli da soli. Per farli da soli mettete in pausa il video. Completate, quando avete finito fate ripartire il video e continuate a lavorare. Are you ready? Ok. Exercise number one, listen and complete on page 36. Starts. Page 36. The Daily Wow. Wow! Favorite wild animals. Listen and complete. Hello guys. The tiger is my favorite animal. Tigers have got strong paws and beautiful striped fur. They can run very fast. I haven't got a tiger, of course. But cats are like small tigers. These are my new friends. Tommy, Penny, Mindy and Mork. Ok, se l'audio è stato troppo veloce, potete fermare il video, mandarlo indietro e ascoltarlo una seconda volta. Fatto questo esercizio, guardiamo insieme l'esercizio number 2 on page 37, unscramble and complete. Decodifica e completa. Leggiamolo, ve lo leggo io, però poi il lavoro lo dovete fare da soli. Avete capito quello che bisogna fare? Bisogna trovare all'interno di queste paroline scomposte la parola giusta da inserire al posto dei puntini. Hello, my name's Sam. My favorite animal has got a long and 10 it can trees, but it can't. It's a l'ultima, number 3, l'esercizio number 3 lo dovete fare da soli perché read and complete. Dovete scrivere qual è il vostro wild animal, vuol dire animale selvaggio. Wild è questa parolina scritta wild, vuol dire selvaggio. Qual è il vostro animale preferito? Quindi dovrete scrivere il vostro animale preferito. It's got, cosa ha. It can, cosa sa fare. It can't, cosa non sa fare. Finito di completare queste due pagine, andiamo avanti. On page 40, pagina 40. Facciamo un argomento semi nuovo. Andiamo a vedere come si può usare il verbo can per chiedere quello che una persona sa fare e per rispondere quello che noi sappiamo fare, in riferimento, per esempio, agli sport. Guardiamo insieme un attimo il titolo. What, prendo il giallo, What can you do? Ora, what la conosciamo perché è una question word che significa che cosa. Can you do è la forma interrogativa del verbo can. Questa domanda infatti significa cosa sai fare? Vediamo se riesco a farvelo vedere. Cosa sai fare
Ok, ve lo metto qui sopra. Andiamo ad ascoltare insieme il racconto di Jake. Dovremmo conoscere tutte le parole, forse quelle che non conosciamo sono alcune parole specifiche come midfielder, goalkeeper, che sono riferite proprio su midfielder e centrocampista, goalkeeper, portiere. Comunque, ricordatevi che noi alle pagine 82, 83, 84 del libro abbiamo il dizionario, quindi se vi serve, che cioè, se ci fosse una parolina che non si conosce, possiamo andarla a ricercare in fondo al libro. Dopo aver ascoltato la storia, rispondete alle domande dell'esercizio numero 2, Read and Tick, True or False. Are you ready? Let's go. Unit 4. What can you do? Page 40. Listen and read. Hi there, are you okay? Today there's an important football match on TV. Manchester United versus Liverpool. I love football, and you? Which is my favourite football team? Well, look at the picture. It's the fabulous Manchester United. I can play football very well. I play in my school team as a midfielder. Here's Mr. Bright, our coach. He's very strict, but he's nice. Robert is our goalkeeper. He's very good. He can catch almost every ball. This is Kate, my sister. She can ski very well, but she can't play football. Ok, se necessario potete mandare indietro il video e ascoltare la storia una seconda volta. Quello su cui invece vorrei farvi fare porre attenzione è la differenza di pronuncia. Guardate qui, è pagina 41, 41, qui dove ho segnato di giallo. She can ski, she can, si pronuncia in questa maniera per dire quando sappiamo fare una cosa, lei sa sciare, si pronuncia she can't play football, she can't, per dire invece lei non sa giocare a calcio in questo caso. Quando avete ascoltato la storia oppure l'avete riletta, completate l'esercizio number 2. Finito questo, andiamo a fare insieme l'esercizio numero 3 e 4. Prima, nell'esercizio numero 3, ci basterà listen and repeat, ascoltare e ripetere. Sono i nomi degli sport che vediamo rappresentati nelle immagini. Swim, nuotare, ski, sciare, play football, giocare a calcio, play basketball, giocare a pallacanestro, play volleyball, giocare a pallavolo. Do judo, do gymnastics, do athletics. Vedete? C'è questo do scritto do davanti, corrisponde un pochino al nostro fare. Quindi in questo caso sarebbe fare judo, fare ginnastica, fare atletica. Ora, esercizio numero 3, ascoltare e ripetere. Poi vi faccio fare anche l'esercizio numero 4, listen and number, ascoltare e segnare con il numero l'immagine corrispondente. Ready? Start. Page 41. Listen and repeat. Swim. Ski. Play football. Play basketball. Play volleyball. Do judo. Do gymnastics. Do athletics.
Okay, exercise number 4. Listen and number. Page 41. Listen and number. 1. Play volleyball. 2. Do gymnastics. 3. Ski. 4. Do judo. 5. Play football. 6. Swim. 7. Do athletics. 8. Play basketball. Well done. Ben fatto. Vi ricordo che gli esercizi di questa settimana li correggeremo insieme in un video la settimana prossima. Andiamo avanti. Read and match. Qui, in questo esercizio, dovrete leggere quello che i bambini dicono nel fumetto e collegarlo con l'immagine, con lo sport corrispondente. Penso che ormai gli sport li conosciamo, quindi questo è abbastanza facile. Andiamo, lo potete fare anche più tardi, andiamo a fare insieme l'esercizio invece numero 6. Questo è importante perché bisogna di nuovo ascoltare, ma soprattutto mi interessa che facciamo attenzione alla differenza tra yes, I can, ripetetelo anche voi, yes, I can, e no, I can't. No, I can't. Dovrete segnare ora con un tick or cross, quindi con la spunta o la crocetta, in base alle risposte che i due bambini intervistati daranno sullo sport che sanno o che non sanno fare. Page 42. Listen and tick or cross. Can you swim? Yes, I can. Yes, I can. Can you do judo? No, I can't. Yes, I can. Can you do karate? No, I can't. Yes, I can. Can you play basketball? Yes, I can. No, I can't. Can you play volleyball? Yes, I can. No, I can't. Can you do gymnastics? Yes, I can. No, I can't. Can you ski? No, I can't. Yes, I can. Ok, well done. Mi raccomando, fate attenzione che quando si fanno le domande in inglese si risponde non soltanto dicendo yes or no, sì o no, come si farebbe in italiano, ma bisogna utilizzare le short answers, le risposte brevi. Guardate qui, lo segno con il giallo, con il verde, dove c'è questo bambino che risponde e dice no, I can't. Questa è una risposta breve. Ce l'abbiamo su Easy Peasy. Se ci serve riguardarle, basterà tornare ad Easy Peasy a pagina, ve lo dico subito, 25 di Easy Peasy ci sono tutte le risposte brevi. Comunque con il verbo can è facile perché
non cambia, è sempre uguale per tutte le persone. Ora, da soli, potete fare l'esercizio numero 8, read and match, and 9, read and put in order. Read and match è leggere, guardare le immagini e collegare con la descrizione che sta sotto. Read and put in order vuol dire leggere e mettere in ordine queste frasi che vedete nei quadratini colorati nel corrispettivo spazio a destra. Potete mettere un attimo in pausa il video e farlo ripartire quando avete finito. A tra poco. Ok, bentornati. Non facciamo oggi l'esercizio numero 10 della pagina 44. Guardiamo soltanto insieme un secondo il riquadro in basso, dove appunto si parla di Easy Peasy. E ci fa vedere la forma interrogativa del verbo can. Can you play tennis? Abbiamo detto la forma interrogativa, ricordatevi, si fa invertendo il soggetto con il verbo can. Infatti qui c'è can, il soggetto you, play la forma base senza verbo, tennis. Can you play tennis? Yes, I can. No, I can't. Anche quando si usano le terze persone singolari, in questo caso non cambia niente, quindi infatti rimane verbo can, soggetto alla terza persona singolare he, she o it, verbo base senza tu e il nome dello sport. Can he play tennis? Può lui giocare a tennis? Yes, he can. No, he can't. Ricordatevi bene questa parte qui. Mentre andiamo a fare l'ultima parte insieme di lavoro, ed è andare ad ascoltare il nome, perché finora abbiamo visto fare sport, come si fa sport, ora andiamo ad ascoltare proprio come si chiamano alcuni sport. Quindi, listen and repeat, exercise number 12 on page 45, listen and repeat, and read and match. Ascoltare e ripetere e scrivere il numero corrispondente nella colonna sulla destra dove ci sono scritti tutti gli sport. Let's go. Page 45. Listen and repeat. 1. Volleyball. 2. Swimming. 3. Skateboarding. 4. Cycling. 5. Athletics. 6. Football. 7. Skiing. 8. Judo. 9. Gymnastics. 10. Basketball. Very well, molto bene. L'ultimo esercizio che facciamo è questo number 13 on page 45, numero 13 di pagina 45. Guardate un attimo col mio evidenziatore, prendo il rosso, farvi, guardate qui dove sto segnando di rosso, al modo come viene fatta la domanda. Number 4 vuol dire what's her favorite sport? Vi ricordate her, l'aggettivo possessivo quando ci si riferisce a una bambina al femminile? È questo qui. What's her favorite sport? Qual è il suo di lei sport preferito? E la bambina risponde her favorite sport is swimming. Il suo di lei sport preferito è il nuoto, quindi stiamo parlando di una bambina. Infatti number 4, guardiamolo qui, si vede, è una bambina. Se la domanda fosse rivolta
invece a chiedere qual è lo sport preferito di un bambino al maschile, non possiamo utilizzare her, ma dobbiamo utilizzare his. What's his favorite sport? Qual è il suo, di lui, sport preferito? E anche nella risposta dovremo rispondere con his favorite sport is... Ora non lo so. Quindi cercate di ascoltare questa differenza nella domanda e di rispondere nel modo corretto. Fermerò le domande per darvi più tempo nella risposta. Exercise number 13 on page 45. Esercizio numero 13 a pagina 45. Listen and tick. Page 45. Listen and tick. 1. What's her favorite sport? Her favorite sport is volleyball. 2. What's his favorite sport? His favorite sport is football. 3. What's his favorite sport? His favorite sport is skiing. Four. What's her favorite sport? Her favorite sport is swimming. Five. What's his favorite sport? His favorite sport is cycling. Ok, scusate, ho fatto qualche errore nel mettere in pausa l'audio, ma penso che sia abbastanza chiaro. Altrimenti mandate indietro il video e continuate. Ultima attività da fare oggi, ma questo rientra negli esercizi, diciamo, per casa. Dovrete completare la pagina 46, quindi esercizi numero 14, 15 e 16, e le pagine 18, 19, 20 e 21 del workbook. Ripeto, esercizi da fare sono la pagina 46 e le pagine 18, 19, 20 e 21 del workbook. Se non avete l'audio per fare l'esercizio numero 3 a pagina 19, non fa niente, non lo fate. È molto lavoro, io vi consiglio di farlo un po' alla volta. Non c'è bisogno, come vi ricordo, che mi mandiate le fotografie degli esercizi fatti, perché la settimana prossima li correggiamo insieme attraverso un video. Con questo mi sembra di avervi detto tutto. C'è tanto lavoro, ma vi chiedo di resistere, mantenere duro e fare quello che riuscite a fare, ovviamente. Per oggi vi saluto. See you soon and bye bye.